Con noi la melanzana e questo è il basilico gentile su vodka. E soprattutto, oltre ad avere un grande amore per la cucina, c'ha una grandissima volontà. Seconda puntata di Percorso a Pezzapore, questa edizione del Palio di Agosto, e anche oggi un personaggio molto popolare a Siena, Paolo Carletti, detto lo Zar, contadaiolo del Nicchio, tra l'altro ex dirigente. Paolo ci parlerà anche lui del piatto che ci propone, della sua esperienza di dirigente, di palio e di tutto quello che poi amiamo noi in questa città, ossia il palio, perché questo è il giorno di palio, ovviamente contestualizzato in un contesto culinario, perché per forza a Pezzapore ormai è, come tutti sapete, fondamentalmente una puntata, una trasmissione di cucina. Paolo Carletti, detto lo Zar. Qui si fa la pasta e ci vuole una vita. Sì. Facciamo una melanzanina parmigiana. Vai, perfetto. Sì. Si fa una melanzanina a porzione o la melanzana e un pesto di basilico gentile sopra. Porca. Alla grande. Si taglia la melanzana, quella si chiama Raffaele, almeno si fa friggere anche lui, almeno è bellino a vedersi. Senta modalità Masterchef. Certo. Allora, pensavo di fare un primo di verdure, perché ultimamente mi sono un po' spostato, ho iniziato, diciamo, a mangio pochissima carne da circa un annetto e mezzo, quasi zero, se posso. E comunque mi sono spostato molto sul discorso verdure del territorio, verdure di stagione, quindi pensavo di fare un primo di verdure, magari vediamo, rivisitare qualche cosa. Il rapporto alla cucina l'ho buono perché la mia mamma era cuoca, quindi io già fin da bambino sono stato un po' abituato a nazzicare in cucina, a vedere, quindi mi è sempre piaciuto stare tra fornelli, preferisco starci da solo. Però ha un punto di quindi non. Mi fa un po' paura quando c'è i grandi numeri. Penso che lì bisogna essere veramente bravi. Finché cucini a casa per 7, 8, 10 persone, ok. Sopra le 10, anche se poi mentalmente è una questione di dosi, però comunque mi metterebbe un po' di paura, nonostante poi comunque, come detto te, alla Pagna non manca certo l'attrezzatura, però non l'ho mai, no, alla Pagna non ho mai cucinato. È normale, no? Allora amore, ascolta, ti ci vuole anche te ora a fare questa ricetta con me, ci stai? Beh. Allora, il grembiule va bene, la maglietta va bene. Noi faremo melanzanine alla parmigiana con pesto di basilico gentile. Quindi la bisogna prendere, ora bisogna mettere tutti gli ingredienti qui. Melanzane, mozzarella, due o tre ovoline di mozzarella di bufala, il basilico, il pomodoro e pomodoro fresco e pomodorini. Ma poi una melanzana, due melanzane basta. No, anche una melanzana, una. Leggendo oppure guardando trasmissioni, ossia era un po' di tempo, avevo sentito dire che magari passati 40, se si inizia a calare l'apporto di proteine animali e comunque un po' anche latticini, che piano piano ho iniziato, mi sono spostato più sulle verdure. Io lì penso che molto dipenda anche da te stesso dentro. Cioè io ho iniziato, ho detto fa una prova, ho provato un mese, due, poi ho visto che stavo bene, non avevo questo bisogno per forza di mangiare carne. Però penso anche il fatto di, più che altro, di spostarmi anche cercando di evitare magari più che altro cose tipo le farine 000, andando più su altri tipi di farine. Per esempio la pasta, mi piace molto quella al farro integrale, cioè un'alimentazione un pochino più tranquilla, diciamo così, senza però stravolgimenti di sei vegetariano, sei vegano, perché lì poi parti come si dice, è un tunnel, può essere bello, io però, ecco, se ho voglia una volta all'anno di mangiarmi la mia bistecca, che so che
magari viene dal produttore. Sto attento, o meglio, cerco di stare attento a quello che mangio, da dove viene, anche perché comunque secondo me ci sa una realtà qui intorno a Siena che, se si vuole, non manca veramente niente, ma piccoli produttori da agricoltura, allevamenti, così, che fanno secondo me della roba di qualità. La che ricetta volevi fare te allora? Questo mille foglie di melanzana parmigiana con un olio al basilico, con pesto di basilico gentile. Con pesto di basilico, sì. Io ho 30 anni lo fo, ecco, e ancora oggi ho da imparare, perché poi cambiano anche come si ripara le macchine, quindi cambiano le macchine stesse, quindi devi avere la passione. Alla base ti ci vuole la passione per quello che fai. Qui, come diceva la mia nonna, quando si frigge bisogna friggere. Lo Zar ci parla della sua esperienza di vicario nella sua contrada, il Nick, ci parla della sua scelta di alimentarsi in un certo modo da un anno a questa parte, uno spaccato molto umano, una persona molto simpatica, carina, che comunque ha saputo calarsi in una realtà dirigenziale come quella della contrada, e lo ha fatto per molti anni. Questo ovviamente ha lasciato in lui un bellissimo ricordo, ma soprattutto credo che questo l'abbia anche arricchito come persona, e ce l'ho anche detto. Tutti le sono perché era una pressina, aveva imparato anche quella, andava dentro, stava per andare dentro anche quella. 6 anni da vicario. Questo è stato già, fu anche proprio all'inizio, perché quando mi chiamò allora Silvio Griccioli, che oltre ad essere è stato un amico, babbo di miei amici, che mi chiamò per dirmi che mi cercavano per fare il vicario, e dovevo fare il vicario al professor Paolo Neri. Quindi in contrada subito fecero questo paragone, cioè il professore con me, due cose che erano all'opposto, infatti anch'io avevo abbastanza paura. Poi invece sono entrato in questo mondo, devo dire, l'esperienza ti arricchisce molto, perché comunque vedi la contrada completamente da un'altra ottica, vedi dei meccanismi, delle situazioni differenti che magari ti immagini da contadino, ma le vivi solamente sul se lo fai. E comunque l'esperienza col professore, che già aveva fatto il capitano un paio di volte, quindi ti ripeto, visto tanto, mi ha insegnato tanto. È stata comunque però anche dura, perché 6 anni una contrada come la nostra, che è una contrada grande, quando arrivi in fondo sei un po' provato, ecco. No, anzi, io ora sto il CS, come mi hai detto, il contrario semplice, lo fo tranquillo, beato, lo fo bene, non ce l'ho questa smania. A pensare di rifarlo mi darebbe anche un po' così, mi metterebbe anche un po' male, no? La vivo molto molto tranquilla. Adesso ci siamo, melanzana tagliata. Allora ascolta, io le passerei adesso a Raffaele ora, se l'olio frigge. Le passiamo a Raffaele e ce le frigge. Vai Raffa, frigognosa. Il pesto è una cosa importante, sai che ha fatto lui, Luciano? Lo sta tagliando con il coltello e non con il mixer. Che se è masto frittaio, ti devo insegnare io. Se lo puoi, cioè questo bisognerebbe le persone ogni tanto si devono porre dei limiti. Penso che fare il dirigente, il vicario, molto anche un rapporto con le persone, quindi lì se puoi essere più o meno bravo te lo devi sentire te. Quando si inizia a fare il tenente o comunque il capitano, al di là di averci, bisogna averci anche una buona dose di fattore C, che è importante, e poi comunque bisogna conoscerlo il mondo del palio. Poi magari mai dire mai, questo sì, però così io non mi intendo di cavalli, lo dico subito, non mi intendo di fantini, posso avere quello che mi piace più o meno,
ma poi spesso è più una cosa simpatia che realmente di dirti sì, quello è bravo a montare o quel cavallo. Io proprio il palio lo vivo anche proprio come festa. Cena sicuramente quella, poi sai, dipende sempre comunque, corri, non corri, cavallo, lì cambia molto anche secondo me l'umore del pranzo e della cena, quindi a partire dalla tratta, dopo il cavallo. Sì, nell'ultimo anni, dopo i 6 anni che fai da dirigente, c'hai un rapporto differente che da contadino semplice, sia per gli orari e quant'altro. Quindi ora sono ritornato, mi sto riadattando, ecco, perché lì è quello lì che un po' ti ritrovi anche per gli orari, non solo del pranzo e della cena, gli orari normali della giornata ti devi un po' riadattare perché hai completamente altri orari da dirigente o c'è qualche riunione, quindi cambia tutto. Con gli amici ci stai poco, specialmente a pranzo e a cena, quindi ora mi tuffo, pranzo e cena sono con loro. Quello la vivo così ora qui. Una se ci siamo. Prego. Come vedi non ci siamo. Melanzana o zara? Io farei pasta al pomodoro. Sì. Io taglierei la mozzarella ora. Sì. Questa ecco fatta con mozzarella e bufala campana. Ok. Che poi è per forno o è così? Che poi va in forno. Perfetto. Accendiamola. E ora l'accendo. Magari non mi piace tanto il palio degli ultimi tempi, quello sì, cioè c'è qualcosa che non mi fa impazzire. Ora poi uno può dire, tanti anni che non vince, quindi no, vissuto, ecco, diciamo dopo 6 anni da dirigente vedi anche delle cose dalla parte di là che non sempre, sai, qualche volta bisognerebbe anche far finta di ah sì sì, io poi non è che sono tanto bravo a far finta di, quindi vedi delle cose, vedi, ci sono delle cose che comunque non mi piacciono, però comunque il palio è questo, il palio cambia durante il tempo, quindi far capire ai ragazzi, perché il problema secondo me è quando arrivi in contrada, che ora si arriva, io ho la fortuna che ho smesso da scuola molto presto, quindi fortuna no, però iniziando a lavoro a 15-16 anni, durante la settimana uscivo, andavo in contratto, cioè in società, ragazzi a mia età non c'era nessuno, magari lo potevi vedere il fine settimana. Lì erano più generazioni durante la settimana che ci si trovava, che poi la società era un punto di ritrovo, poi da lì si partiva. Ora vedo siamo sono molto più stazionari lì, spesso non vedo neanche interagire con persone più grandi, ma neanche quelli più grandi poi hanno tutto questo interesse spesso di interagire con quelli più giovani, quindi si crea questa cosa. E quindi rimangono pranzi e le cene, sì, per aggregare, che poi ognuno va a pranzo e a cena col suo gruppo, quindi anche lì bisognerebbe, sai, poi oggi tra il discorso del cellulare, Facebook, WhatsApp, te vedi anche le persone in società che spippolicchiano il telefono, anche magari siamo io e te, ci si manda un messaggio a 5 di distanza. Sicuramente il mondo esterno non facilita questo tipo di aggregazione, però trovarsi anche una semplice sera a parlare con persone più grandi di come facevano il palio una volta, come dicevi te, vecchi tenenti, vecchi priori, vecchi capitani. Da me impari tante cose, specialmente anche i ragazzi. Zarda, bene, sì. Perfetto. Vai. Ora ci si mette. Per l'inizio. Melanzana. E si fa. Da quanti fetti melanzane? Io lo farei a 3. Schiacciala almeno 3, bene. Almeno 3 piani va fatto, se no che fai? Ne farei anche 4, ma 3 va bene. Io non la metterei più, non ci farei più, perché secondo me il piatto è perfetto così. Vai, dai. 179 gradi, io penso che... Sì. La
Zar nasce nel 2002 e fra l'altro nasce un po' anche dalla, tra virgolette, dalla contrada, cioè ebbe questa idea di fare una scena con animazione, quindi mi proposi allora al music che era Rosia, con un manipolo di uomini, di tirar su questa serata che doveva nascere così, una scena con noi vestiti, musica e la gente poi durante la scena si divertiva. La prima serata che si fece come tema era i coatti e io ero vestito con questi pantaloni neri di pelle, una camicia nera aperta fino a qui con questi croci e cose da tutte le parti e c'avevo una pelliccia a pelo lungo, ancora pelle ufficiali non l'avevo comprata. C'avevo questa pelliccia che mi avevano prestato a pelo lungo e mi ricordo scendendo le scale un ragazzo mi disse sembri uno zar e da lì è partito lo zar, quindi è nato preciso. Poi dopo vabbè, molti pensano che mi chiamo zar perché effettivamente si biondo, poi ho iniziato a indossare le pellicce sintetiche, specifichiamo, non vorrei poi qualcuno dopo. Sicché c'era questo fatto che comunque di vedere uno a Siena con la pelliccia non era. Non si vedeva tutti i giorni. E da lì lo zar. Vedi, ho touch. Andati. Perfetto. È importante. Fantastico. Sembra ci siamo. E andiamo di impiattare. Per l'impiattamento ci vuole sempre la grande mano dello chef. Io vorrei fare un elogio al mio allievo che è Raffaele. Guardate voi quella che ha preparato. Guarnizioni, teglia, olio, piatto da spozionamento, senza nemmeno dirgli niente. Questo vuol dire che è una persona che ha capito come si sta in cucina. Bravo Raffaele! Bravo Raffaele! Bravo Raffaele. Pensavo avesse fatto lo zazzo, vero? Che Io non la metterei più, non ci farei più, perché secondo me il piatto è perfetto così. Vai. Ora dobbiamo spiegare e dobbiamo un attimino abbinare un vino a questo grandissimo piatto che ha fatto lo zar. Qui è un piatto fritto, quindi ci vuole abbastanza struttura. E anche secondo me è anche un piatto abbastanza dolce, anche se c'è il pomodoro, c'è il basilico gentile, mozzarella, formaggio, quindi è un piatto che secondo me ci si può abbinare benissimo un vino che ha come caratteristica la sua acidità, che è la falanghina del Beneventano. Secondo me, io ho una falanghina di questa azienda piccolina, secondo me è un'azienda eccezionale e l'abbinamento del piatto secondo me è perfetto. Ora l'andiamo a provare e poi ti dico se va bene. Quindi è perfetto. Andiamo a sentire se questo piatto l'abbinamento è giusto. Dolcezza in bocca. Un vino che pulisce perfettamente anche il fritto, e secondo me vino abbinato perfettamente. Paolo Calletti, detto Zar, personaggio molto conosciuto a Siena, persona popolare, carina, e anche lui si è cimentato dei fornelli. Questa puntata di Per Forza o Per Sapore dal ristorante Dan Michele, che quest'anno ospita la nostra edizione. Spero che Paolo, ma tutti noi, siamo stati di vostro gradimento. Ci ha intrattenuto con un piatto estivo, credo da poterli proporre non solo in questi giorni di palio, ma anche
diciamo alla fine dell'estate, anche se a Siena dopo il palio d'agosto si dice già che è inverno per molti, in realtà insomma c'è ancora un bello scorcio d'estate e quello che oggi ha proposto Paolo per noi, secondo me, si può cucinare. Grazie per averci seguito, domani altra puntata con un altro ospite. Ciao! Senza grano è questo. Ecco, ho messo a parte. Bravo. Questo è tuo. C'è un coltellino? Sì. Fidanzato. Ma dove è pisano?